Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Dopo aver spulciato in definitiva la gilda, come funziona la gilda e tutte le meccaniche presenti all'interno della gilda, oggi parliamo delle guild battle, quindi parliamo ovviamente di quello che rappresenta il contenuto prossimo, ovvero prossima settimana, e il contenuto che potrebbe effettivamente far risvegliare un pochettino l'animo dei giocatori presenti all'interno del gioco. Perché vi dico questo? Perché ovviamente le guild battle avranno una loro meccanica, avranno una loro specificità, e oggi siamo qui appunto per vederle nel dettaglio. Cominciando subito con la prima immagine, che è un'immagine che sembra confusionaria perché è tutto in giapponese, ma vi posso comunque garantire che è molto semplice. Questo è ciò che si vedrà praticamente dentro l'evento, quindi questa sarà la schermata che vi si porrà davanti nell'evento. Infatti avremo la chat, che come potete vedere nel menu di gilda normale è sulla destra, mentre invece qui nel menu di battaglia sarà sulla sinistra. Il tasto in basso a destra, in basso a sinistra ovviamente nello screen, che vede l'iscritto Guild Battle, sarà il tasto che vi consentirà di accedere a questo secondo menu. Questo secondo menu è appunto la rappresentazione totale, la rappresentazione finale di quelle che saranno le battaglie di gilda, dove sulla destra, come potete notare, ci saranno i mostri, e i mostri ovviamente avranno dei livelli specifici. Ci sarà il livello 1, il livello 2, il livello 3, il livello 4 e il livello 5, che per l'appunto sarà il livello massimo. Le scritte, che ovviamente vedete in giapponese, le uniche che in questo screen vi interessa leggere sono la Guild Battle ovviamente in basso a sinistra, quindi l'entrata per quanto riguarda nella modalità Guild Battle, e in alto a destra invece, dove vedete quel simbolino rosso, quelli saranno i tentativi che avrete a disposizione per fare più punti possibili nelle battaglie. Quindi sono ovviamente tentativi da non sprecare, perché saranno ovviamente tentativi che poi saranno ovviamente resettati, perché saranno tentativi giornalieri a quanto pare, però quelli sono tentativi che vi serviranno a fare più punti possibile in una delle difficoltà selezionate. Quindi difficoltà 1, difficoltà 2, 3, 4 o 5, in base ovviamente a quella che si dovrà fare. Ovviamente si faranno in ordine, perché c'è la possibilità comunque di farle in ordine, o comunque distribuire un tentativo per ogni difficoltà, in modo tale da riuscire a sbrigarsi e riuscire a fare più contenuto possibile. E poi invece, nella barra praticamente di sotto, che vi faccio vedere così, ecco qua, vi faccio vedere praticamente come viene segnalato la percentuale di HP del boss rimanente. Quindi avremo praticamente lo 0, il 25, il 50, 75, 100%, quindi ci saranno delle percentuali specifiche per quanto riguarda il boss. E poi sotto gli HP del boss, dove leggete 40% e 38%, ci saranno i diciamo le percentuali di contributo sia della gilda in generale e il vostro contributo. La prima riga dove c'è 40% è il contributo della gilda, quindi la gilda ha contribuito per il 40%, mentre invece sotto la seconda scritta, dove c'è scritto 38%, sarà il contributo personale. Quindi vuol dire che voi avete contribuito per il 38% e la gilda ha contribuito quell'ulteriore 2%, e che ovviamente poi andrà a crescere in base a quante persone effettueranno i loro tentativi. Sotto invece in fondo avrete il punteggio totale che avrete accumulato con i contributi e con i vostri tentativi in totale. Quindi quello sarà poi il calcolo totale del punteggio, che unito agli altri punteggi vi consentirà poi successivamente di entrare in posizione più o meno alta in classifica. Quindi fate molta attenzione. Ovviamente sempre sulla destra, cioè sulla sinistra, ovviamente dove c'è la freccia gialla, c'è la chat, e come potete vedere invece sulla destra viene segnalato quel 75% dello stage 1, che per l'appunto è il rifacimento allo screen di sinistra, dove appunto vi fa vedere le specifiche degli HP rimanenti al boss e il contributo che i giocatori hanno dato durante la battaglia. Andiamo ancora avanti, perché come potete notare, sempre durante la battaglia
nel momento in cui concluderete la battaglia e quindi concluderete fondamentalmente lo scontro, vi verranno visualizzate anche le ricompense, un po' come nel gioco classico, dove vi faranno vedere qual è la ricompensa per il completamento e qual è la ricompensa in generale per aver sconfitto il boss e ovviamente gli oggetti che si otterranno una volta chiusa la quest. Quindi questo è molto easy ed è molto standard per quanto riguarda ovviamente qualsiasi tipo di battaglia all'interno del gioco. Cosa invece più particolare è questa, dove praticamente una volta sconfitto il boss, quindi in questo caso come potete vedere lo stage 1 è praticamente completo e avete la possibilità comunque di buttare giù il boss, il riquadro giallo vi indica il tempo di attesa per lo spawn del boss. In questo caso c'è scritto 5 ore, quindi ogni boss verrà comunque ripristinato e verrà comunque riattivato entro un tot di tempo, che solitamente è giornaliero, quindi se voi riuscite a battere subito il boss dovrete poi aspettare praticamente il giorno dopo per praticamente farlo spawnare. E perché questa cosa è importante? Perché bisognerà organizzarsi con i membri della gilda per magari lasciare, non dico tanti HP, ma comunque una cifra sufficiente per evitare di sprecare tentativi. Perché se qualcuno fa il boss a livello 1, lo riesce a fare praticamente quasi tutto da solo, però spreca tutti e tre i tentativi e il boss rimane con pochissimi HP, è normale che gli si andrà a sprecare un tentativo. Quindi bisognerebbe vedere quanti HP si riescono a togliere con un tentativo e lasciare magari poi il posto a colui che con un tentativo può togliere ancora più HP e magari eliminare subito il boss, in modo tale da poter passare a un altro livello e riuscire effettivamente a accumulare più punti durante il giorno. Perché sprecare un tentativo per levare solo il 5 o il 10% di HP di un boss è per l'appunto uno spreco, mentre invece quel tentativo può essere utilizzato da un altro boss per ovviamente fare molti più danni, ok? Quindi per questo sarà importante coordinarsi e sarà importante comunque parlare in chat e cercare di assegnare ovviamente dei ruoli a coloro che possono fare più danno e quindi mandarli magari in avanscoperta negli stage più difficili, e poi quelli che invece magari hanno un livello medio fare dei danni standard ai vari boss e poi chiuderli in un colpo solo, magari per chi ha la possibilità di poterli chiudere, per ottimizzare al meglio tutti i tentativi che abbiamo a disposizione durante il giorno, che vi ricordo sono 3. Quindi ci sarà una modalità di prova che adesso vi faccio vedere. Vedete? Ogni qualvolta voi comporrete il vostro team per combattere, avrete due tasti in basso, se notate dove c'è il riquadro giallo, dove il primo sarà il tasto di prova, quindi potrete provare lo stage, potrete vedere effettivamente come funziona e decidere fondamentalmente quale team migliore utilizzare. Però vi ricordo che effettuare le prove non consentirà di ottenere punteggio, ok? Le prove saranno illimitate, però bisogna fare anche attenzione, perché le prove toglieranno comunque gli HP al boss, almeno in teoria dovrebbe essere così, che anche le prove tolgono gli HP ai boss e solo i tentativi invece poi vi consentiranno di ottenere il punteggio e quindi vi consentiranno comunque di ottenere le ricompense. Quindi se si sconfigge il boss solo a tentativi, solo a prove, non ne vale la pena, perché ovviamente si perdono punti, fondamentalmente si perdono punti. Devo vedere se questa cosa è stata ovviamente modificata, perché solitamente, cioè, da quello che c'era scritto anche che il boss potesse perdere HP anche con le prove, anche con gli stage di prova, però vediamo se lasceranno questa cosa o se effettivamente la modificheranno e permetteranno magari di fare delle prove per tutti senza magari togliere troppi HP al boss, in modo tale che tutti magari possano provare effettivamente il combattimento e si riesca successivamente a sviluppare una strategia. Mentre invece dove vedete il cerchietto rosso, quella sarà una funzionalità aggiunta della gilda e sarà per l'appunto l'armeria. La funzionalità di armeria. Come funziona l'armeria? L'armeria funziona in questo modo.
tutti i membri della gilda avranno la possibilità di condividere i loro equipaggiamenti per incrementare delle statistiche che potete vedere lì con la freccia gialla sulla sinistra. Ovviamente non esaltatevi, perché non verranno considerate le refined abilities. Quindi se voi mettete delle armi che potenziano fuoco e attacco fisico, non è che potenzierete attacco e fuoco, ma potenzierete delle resistenze o comunque delle difese in generale per il party che verranno accumulate e che potranno essere sfruttate da tutti i membri della gilda che effettueranno quel combattimento. Quindi sarà anche importante e sarà anche utile condividere le armi giuste per ottenere i bonus migliori. Inoltre, se ho capito bene, anche se effettivamente non abbiamo immagini di riferimento, si potranno condividere sia le armi sia le skin. Quindi anche le skin di tutti i membri della gilda avranno un ruolo importante per essere condivise all'interno della gilda e permettere di ottenere ai membri della gilda potenziamenti che altrimenti non otterrebbero. Quindi è una bellissima idea questa di poter condividere, diciamo, i propri equipaggiamenti proprio per permettere ai punti di crescere e migliorare ovviamente alcune statistiche. In questo caso abbiamo la resistenza fuoco che viene vista su schermo, che viene incrementata di 9.999 punti percentuale, e con tutte le Buster Sword che giustamente danno più 25, più 25, più 25. Perché questo? Perché le armi daranno dei bonus in base al loro overboost. Quindi più armi overboostate avete e meglio sarà da condividere per incrementare i bonus. Ovviamente si condivideranno armi diverse, perché ovviamente si condivideranno armi diverse proprio per avere i bonus specifici e avere i bonus migliori, però si potranno condividere, quindi ci sta. E si potranno condividere fino a un massimo di 30 armi, quindi tecnicamente se ne potrà condividere una per ogni membro di gilda, per così dire. E poi per quanto riguarda le skin, penso che sia la stessa cosa. Penso che fondamentalmente sia la stessa cosa, però avremo conferme nel momento in cui arriveranno o gli altri screen, oppure poi si avrà la possibilità di poter entrare proprio con mano e vedere quello che si potrà fare all'interno della battaglia di gilda. Quindi questi sono fondamentalmente tutti i punti focali per quanto riguarda la battaglia di gilda, quindi organizzazione, coesione, condivisione. Queste sono le parole chiave per, diciamo, indicare quelle che sono le battaglie di gilda. Spero che ovviamente il video vi sia stato utile. Se avete delle domande, fatele pure sotto nei commenti. E vi ricordo anche che se entrate su Discord, che trovate in descrizione, stiamo cercando di formare una seconda gilda con tutti quelli che sono rimasti fuori, per cui se siete interessati a fare una seconda gilda sempre sotto il vessillo del mio canale, potete tranquillamente entrare e partecipare al sondaggio che ho messo a disposizione per tutti. Detto ciò, io al solito vi ringrazio per aver visto il video e ci becchiamo alla prossima. Bye bye. Ok, piccola correzione che faccio per quanto riguardava appunto le battaglie di gilda. Ci saranno periodi diversi per poter affrontare le varie battaglie. Infatti mi ricordavo di aver letto una cosa nelle notizie di gioco. Infatti avremo il periodo strategico e poi gli official match. Quindi avremo un piccolo periodo di tempo dove potremo effettuare le mock battle, che sono quelle là che non consumano tentativi, quindi le battaglie free, che non permetteranno di ottenere esperienza, ricompense o punteggio per quanto riguarda la battaglia di gilda, però possono essere fatte tutte le volte che si vuole senza consumare tentativi, quindi si potrà in un qualche modo vedere come ottimizzare al meglio la propria formazione. Successivamente nelle mock battle, quindi in queste battaglie di tutorial, di apprendimento, gli HP del boss non saranno condivisi con gli altri membri di gilda e il boss recupererà gli HP ogni volta che la battaglia si verrà conclusa. Quindi anche se si porta il boss a pochissimi HP, lui li recupererà e ovviamente si potrà dire: no ragazzi, io con questo setup sono riuscito a fare l'80% di danno, io con questo setup sono riuscito a fare il 50% di danno, in modo tale che si possa iniziare a capire chi può fare
il boss magari in un colpo solo e quindi sprecare meno tentativi per poi organizzarsi ovviamente con ognuno e fare ovviamente il proprio ruolo, fare ovviamente la propria battaglia. Ed è una cosa molto 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 bella, perché ci vorrà tanta organizzazione e tanta coesione, quindi mi raccomando, cercate ovviamente di leggere tutto ciò che verrà scritto e cercate ovviamente di seguire le indicazioni del capogilda o dei suoi sottoposti. Ok, quindi ci sta. E nel momento in cui il boss viene sconfitto, verrà resuscitato il giorno seguente, quindi bisogna fare attenzione. Va bene, ok, perfetto. Il boss ovviamente verrà, diciamo, resuscitato una volta sola, una volta che appunto viene sconfitto. Oh, va bene, ok, ci siamo, quindi era quello che mi interessava sapere. Boh, detto questo, direi che adesso posso chiudere e ci becchiamo alla prossima.